e leggiamo in 1 Giovanni capitolo 3 versetti 1 e 2 e dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Identità della cristianità. Nel 1973 un filosofo polacco descriveva così l'evoluzione della cristianità. La cristianità sembra essere in preda ad uno spaventoso panico, quello di trovarsi sempre di più nella posizione di una setta isolata. Fa degli insensati tentativi di adattamento per non essere sommersa dai suoi nemici. Cerca di assumere l'aspetto dell'ambiente circostante nella speranza di salvare in questo modo la propria esistenza. Ma così facendo perde la propria identità, che consiste invece nella separazione di ciò che è santo da ciò che è profano. Questa critica è giusta. La cristianità perde la sua identità perché molti di coloro che si dicono cristiani lo sono soltanto di nome. C'è poi l'astuzia del diavolo, che consiste nel cancellare la linea di demarcazione fra il bene e il male, fra ciò che onora Dio e ciò che lo disonora. Quanto ai discepoli di Gesù, la loro identità era chiaramente visibile. È scritto che la gente riconosceva che erano stati con Gesù, come è scritto in Atti capitolo 4 versetto 13. Il Signore era stato condannato e crocifisso dagli uomini, ma i suoi discepoli mostravano col loro atteggiamento e le loro parole di avere un forte legame con Lui e un profondo attaccamento. Cristiani, svegliamoci! Ogni discepolo del Signore Gesù ha nella propria vita motivazioni, scopi e mezzi ben diversi da ciò che hanno gli increduli. Il credente è nato da Dio e la sua vita è quella di un figlio di Dio. Per questo dovrebbe esserci per lui una sola voce che abbia autorità, la voce del suo Padre Celeste. Apriamo la Bibbia, leggiamola, ascoltiamola. Non è parola d'uomo, è parola di Dio. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla dal cielo. Ebrei capitolo 12, versetto 25. Che il Signore ci benedica.